Avete mai fatto un incubo? Un incubo che si ripete nel tempo costantemente, ogni volta, con una media più o meno settimanale? Beh, nel caso in cui voi abbiate fatto un incubo, benvenuti nel club. Io sono solito fare lo stesso incubo e quando parlo di incubo non parlo di brutto sogno, perché il brutto sogno è quando voi state dormendo, continuate a dormire. E fate un brutto sogno, sognate qualcosa di brutto e spaventoso, eccetera, eccetera. Ma l'incubo è qualcosa di molto più brutto perché è davvero reale. Perché almeno l'incubo che vivo io è quello di svegliarmi nel mio letto, aprire gli occhi durante la notte, quindi è buio, è per me è reale. Io sono nel mio letto dove sono andato a dormire la sera prima, mi sveglio e indovinate che cosa vedo? Vedo un ragno bianco con le ali che fa diverse cose. Per esempio, un sogno mi sta volando addosso, in un altro sogno sta attaccato su una gamba, un altro sogno semplicemente sta fermo sulla scrivania e mi guarda. E io mi spavento talmente tanto che proprio mi sveglio di soprassalto e non riesco a distinguere la realtà dalla finzione. E non sono pazzo, ve lo assicuro, cioè sono cose che capitano, però è brutto, è terribilmente brutto. E ieri mi è successa una cosa molto simile, cioè non simile, mi è successo anche ieri. Stavo dormendo, sono andato a letto più o meno tardi per i miei standard, perché dovete sapere che io arrivo veramente la sera e sto distrutto, ragion per cui verso mezzanotte sono nel letto e sto tra l'altro mezzo morto. E invece ieri sono andato a letto all'1:30 più o meno perché non riuscivo a prendere sonno. Quelle sere in cui uno si mette lì col cellulare e dice vabbè voglio prendere sonno e poi non prendi sonno e ti rendi conto che sono passate ore, maledizione. E insomma mi addormento finalmente, tra l'altro stava anche freschi, bellissimo. Poi mi sveglio, almeno è quello che credevo di fare. Mi sono svegliato, ho guardato verso la finestra e c'era questo ragno bianco con le ali, non so se avete presente tipo queste zanzare gigantesche, dalle parti mie si chiamano i Tavana, cioè sono quelle zanzare grosse, fanno proprio schifo, sembrano tipo ragne, ecco, però fatelo molto più doppio, cioè quindi tipo un granchio fallone con le ali di zanzara, è tipo come se fosse una libellula e stava tutto al contrario, come non so se avete mai visto i bagarozzi che si schiattano in genere al suolo e dopo non si riescono ad alzare, quindi le loro ali sbattono per terra zzz, e muovono le zampette così, e in pratica stava vicino alla finestra e si muoveva e cercava di alzarsi. E io mi sono svegliato, ho fatto un salto terribile sopra mio fratello, perché noi abbiamo un letto matrimoniale nel quale dormiamo io e Claudio. Me lo sono preso per la mano e me lo sono tirato fino al corridoio, quindi sono uscito fuori dalla porta. Mio fratello spaventatissimo mi tratteneva dicendo ma che c'è, ma che c'è, ma che c'è? E io Claudio, è vero, oh, attenzione, attenzione, attenzione. E mio fratello aveva capito perché non è la prima volta e comunque io mi spavento e gli ho raccontato di questo fatto, di questi insetti, di questo insetto che sogno e qualche volta l'ho fatto spaventare già, ragion per cui mio fratello mi ha calmato, ha detto no Antonio, ma non ti preoccupare. Stavi dormendo e io ero talmente convinto che ho detto: no, accendi le luci, ti faccio vedere, ho ragione. E mentre poi mi avvicinavo vicino alla finestra, piano piano mi rendevo conto effettivamente che non c'era niente, niente, Dio mio. E sono stato lì incredulo per dire: ma è possibile che io sia davvero pazzo, che io abbia davvero immaginato tutto? Era un incubo, Dio mio, di nuovo. Poi ovviamente ho dovuto constatare il fatto che non c'era assolutamente nessun insetto, fortunatamente, anche se da una parte mi avrebbe fatto molto piacere scoprire che c'era davvero qualcosa. Infatti poi dopo mi sono rimesso a letto con una tachicardia che nemmeno immaginate, sono stato lì e ogni tanto guardavo la finestra dicendo Dio mio, non ci posso credere che davvero non c'è, ma siamo sicuri? Il cervello talvolta fa davvero strani scherzi. Non so esattamente che cosa significhi sognare un tipo di insetto, tra l'altro bianco, però se sapete magari interpretare sogni, fatemelo sapere. E voi fate anche voi degli incubi? Fatemi sapere il vostro incubo, per me è molto interessante, è un modo per confrontarsi. Io ho questo disagio, non so il perché sto sognando queste cose da un po' di tempo a questa parte, ma il cervello mi funziona ancora benissimo, solo che forse sto un po' irrequieto ultimamente. E voi?